Il Pallone racconta che nel 1979 il Milan stava perdendo per 2-0 il derby della Madonnina. I gol nerazzurri erano stati segnati da Oriali e Altobelli, che aveva anche sbagliato un calcio di rigore. A 10 minuti dalla fine una doppietta di De Vecchi, imbeccato dall'allenatore rossonero, attuale allenatore rossonero Capello, permise al Milan di pareggiare e successivamente di vincere lo scudetto.